E da lì poi è partito tutto. Creiamo questa. Croccante. Abbiamo la lancia super sghiaccio. 3 miliardi di chilometri adesso dobbiamo fare. Aspetta, zia, prima di parlare. Abilità. Trappole e chiavi possono essere disarmate. Ci frega niente. L'override ha durata illimitata. Ci frega niente. Oddio. Attacchi potenti con lancia atterrano le macchine più velocemente. Quindi ci danno degli attacchi, fotte sega, una sporgenza sotto i nemici. Ecco, lo scatto silenzioso già, insomma. Ah, beh, cavolo, pure questo era buono. Vabbè, lo prenderemo poi. Lui c'aveva l'ascensore. Non me lo fa. Vabbè, facciamo. Come faccio ad andare fuori da. Devo uscire a piedi e poi aprire la mappa. Non c'è un modo per. Ma veramente mi do. Non c'è una scorciatoia per buttarsi di sotto lesti. Che flop. Più o meno, dai. Avrebbero potuto farlo da sopra. O magari me lo so perso io, eh. Può darsi che sia pure quello. Usciamo da qua. Ho appena concluso. Non so questo diario da dove sia uscito, ma va bene. L'ispezione del sito di Gaia Prime. La costruzione procede bene. Il reattore è stato installato. I piani della sala di controllo mi ricordano i ponti delle astronavi di quei vecchi film kitsch di fantascienza. Gli spazi abitativi per gli Alfa sono già pronti, moduli prefabbricati. Spero davvero che non dovremo sigillarci lì dentro, non che Elysium sia migliore. Ho passato l'ultima settimana al sito di Bryce progettando laboratori per ZD, cos'è Zendesk, l'avevamo già visto, e disegnando protocolli. La base che stiamo sistemando era enorme, piena di spazi di lavoro e quartieri residenziali. Gli operai hanno già allestito il mio ufficio slash laboratorio. Non sono una grande fan delle pareti di vetro. Immagino che l'intenzione di Murray fosse quella di farmi passare come una presenza onniveggente. L'effetto opposto. Mi fa sentire osservata, in mostra. Sono tentata di dipingerla. Harris ha registrato la sua presentazione ieri. Cupa quanto basta. Registrerò la mia questo venerdì, non appena la reception, la sala d'attesa, gli oloteatri e il primo blocco residenziale del sito ZDZD, il Zero Dawn, saranno completati. Inizieremo a valutare i candidati attualmente reclusi nei pressi di Tucson, già 27. Le squadre di estrazione hanno dato priorità ai candidati australiani e dell'Anello del Pacifico. Chissà quanto sono spaventati e confusi, sequestrati così in mezzo alla strada, scarrozzati in giro per il mondo e rinchiusi in celle. Spero che capiranno una volta visto il quadro generale. Ora approfitterò di qualche ora di sonno, poi tornerò al sito Zero Dawn di Zero Dawn. Harris ha promesso la consegna dei reticoli per la trasmissione quantistica entro mezzogiorno. Credo che a MK1 serviranno 2 settimane di lavorazione. Assemblaggio e prova. Lancerò Gaia a T006. Da lì la farò girare a T1.0. Chissà quanto ci vorrà perché rompa il record di T1.38. Al diavolo l'Osha. Notte. No, non fate mai gli Osha, regà, eh. Siamo fuori, posso usare il fast travel, perché sennò qua 3.000 km, qui 3.000 metri ci mettiamo una vita e mezza a farli. Baby, tocca fare tutta la mappa di nuovo e tornare a... alla città qui, la città, la cittina. Dobbiamo tornare a... come si chiama, cavolo? L'hanno detto 45 volte anche...
Poc'anzi, Meridiana, Meridiana, ecco come si chiama. Mannaggia a me, nome. L'antidoto cura l'avvelenamento da corruzione, inoltre ti rende più resistente a questo tipo di danno. Non che ci sia mai stato bisogno di tirarsi un antidoto di qualsiasi genere, ma se mai dovesse servire, lo giuro che lo usiamo. Quindi ora possiamo fare il Mastro Override. Bisogna capire la prossima mossa quale sarà. Completa le sfide per accedere alla loggia dei cacciatori a Meridiana. Ah, è vero, perché ci sono i terreni di caccia. Divora tu uno spazzino longevi dando una componente di rilevamento in grado di individuare. Questo già l'avevamo letto. Ci sono un sacco di cose secondarie croccanti comunque. Ora vediamo quanto dura sta main quest. I'm tired of being tired. Lui è stanco di essere stanco. Quando sei proprio stanco di qualsiasi cosa, e addirittura sei stanco di essere stanco. No, non adesso, sì, tanto tu rimarrai lì, sicuramente. Mamma mia, la città fa proprio degli FPSacci di merda comunque, eh? Brutta st... Scusi. Scusi. Tra l'altro, sì, tocca ricomprare le pozze, vendere roba, non facciamo tutto dopo, eh. Andiamo da Air King prima. Caro Avad. What brings you to Meridian? A threat. Helas commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them. God, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Eren knows Aloy. He won't question it. And have the City Guard fortify the Western Ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Alight, where the Spire rests. Aloy. Allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Marad l'onesto. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. Ah, Aloy.
Preparations are underway on the ridge of defenses and at the spire. Word was sent to every corner of the Sundom. The spire. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. Chissà quanti finali c'ha sto gioco, tra l'altro. Aguglia. And the spire. Erend and the Vanguard are there? Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries, I suppose. A number of the Nora have also arrived at the spire. They have resisted the offer of a royal audience. Perhaps you could parley with them. I will. The ridge will be the front line. That's where the city guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Se ci riesci. Controlla i preparativi. Beh, scusa, certo che li controlliamo, ma dobbiamo fare un milione di chilometri. Dov'è che bisogna andare? Allora. Ah beh, ok, la casa ce l'abbiamo qui. E invece i preparatozzi stanno in giro. Beh, li andiamo a vedere i preparativi, direi di sì. Ci abbiamo un altro taccuino. L'ultima volta che ho visitato Prime era novembre dello scorso anno. Questi mesi sono passati in un soffio. La scorsa notte sono andato a supervisionare l'installazione dell'armatura centrale e il dell'override principale, prego, Ted, completata alle 4:30. Quindi ho deciso di dormire qualche ora prima di tornare a Zero Dawn. Prima di andare a letto ho chiamato Gaia, con la scusa di aggiornarla sul piano del sito, ma la verità è che mi mancava. Mi sono abituata a parlare con lei, prima di addormentarmi. Sembra l'unica cosa in grado di calmarmi in questi giorni, vorrei vedere. Sono stata svegliata da un messaggio di Oswald, Osvalduccio. L'Odissea è partita ieri. La possibilità di sopravvivenza della vita terrestre è raddoppiata. Perché allora sento che c'è qualcosa che non va? Continuo a chiedermi che genere di mondo creerà Far Zenith, se la nave arriverà a destinazione fra chissà quanti decenni, e sono preoccupata per la versione alfa di Apollo, così tanta conoscenza e così pochi limiti e nessuna sicurezza intrinseca. Come faranno a evitare di ripetere i nostri errori? Cosa impedirà loro di giocare a fare gli dei? Ho inoltrato il messaggio dell'Odissea agli Alfa. Naoto ha risposto dopo neanche un minuto con una poesia, ovviamente La costruzione della nave, di Longfellow, ed è lunghissima. Non l'ho letta tutta, ma sembra parlare del varo di una nave invece che della sua costruzione. Questa stronfa, odistico o quel che è, mi è saltato all'occhio. Ah, strofa, odistico, io stavo cercando, ho pensato, ho detto, ma questa come lo scrive, stronza? Ho fatto come come Thomas Millian quando la maestra gli riporta il figlio a casa e fa: guardi qua, ha scritto stronza, mi pare era così la scena, che loro vivevano in barca e la maestra gli riportava il figlio a casa e diceva: questo ha scritto stronzo sull'ultimo testo che ha scritto, giustamente Ermonnezza subito dice: ma vedi, l'ho detto mille volte, si dice stronzo. Comunque questa strofa, odistico o quel che è, mi è saltata all'occhio. L'umanità, agitata dai timori e dalle speranze dell'avvenire, attende col fiato sospeso i vostri destini. Esatto, dell'Odissea e di Zero Dawn. A proposito, dovrei tornare a Zero Dawn. Immagino che dovrò passare dal laboratorio di Naoto a controllare lo stato di Demetra. Se riuscirò a uscirne senza un volume di Tennyson fra le mani, mi riterrò fortunata. Alla prossima. Bene, andiamo a double checkare qua, dopo la stronfa. Che stronfa, eh? Guarda che queste zampette.
Could you spare a moment to speak to attack? I can't spare a moment, my friend. Io devo andare a cercare le faccende. Allora, la casa era di qua. Noi dobbiamo andare da questa parte. Da questa parte. Gather bows and spears. Ah, devo prendere l'ascensaure, che vedo proprio che sta scendendo esattamente adesso. Maledizione. Chiamiamo l'ascensore. Dai! L'ascensore funesto che ci mette 7 anni e mezzo a portarti su e giù. Avrei voluto un glider per buttarmi di sotto. Siamo arrivati. Let's go. Ma non è che il loot ci fa schifo a noi. Questa parte sotto a me piace veramente troppo. C'è un pezzo sotto di me. Guarda che bello. Ci vivrei nella parte sotto di Meridiana. You're talking about orders. I'm talking about lives. That's what the orders are for. Sure as the sun's rising, he's on Cordia's nose. The sun king's grown too soft. Aloy. Well, I told you I'd be here. You did, Teb. But have your wounds even had time to heal? Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry. I'll leave that to the other Nora at the spire. I brought supplies instead. These Karja have made me an honorary quartermaster, whatever that means. Phew. It sounds impressive. I could get used to it. We'll be setting up caches of arms and medicine under these banners. Look for them when the fighting starts. Aloy, when you went into the mountain, did the goddess tell you our chances? She didn't need to. I know we can do this, Teb. Maybe we can. Maybe we can. This place. Ma come parli? Sì, dobbiamo andare dall'altra parte adesso. Quindi tutta sta manfrina abbiamo fatto 500 km per maybe we can. Vediamo te. Cos'è un bagnetto qua? E let's go. Why did he try to kill the sun? Io più che altro mi chiedo qua, questa strada che sto facendo è giusta? Magari anche no, perché devo arrivare lassù. Vediamo. No, però mi pare che c'era la salitigna. Ah, ne lascia l'impronta. Qualità. Secondo voi tipo lì ci si arriva? Sembra molto interessante la zona. Comunque mortacci, che lavoro che hanno fatto. Meridiana è bellissima, ma in realtà tutto quanto il mondo è bellissimo. E adesso che ci penso, non può finire il gioco. C'è tutta sta parte qui da vedere ancora. Posso capire queste due che magari sono opzionali, ma qua mi pare strano che non ci ha mandato lì. A meno che non è la zona del DLC, può essere.
Potrebbe essere. Potrebbe essere la zona del DLC. Però secondo me va a finire che non riusciamo a sbragare Ade subito. Tipo si ritira, allora poi dobbiamo andare nell'ultima zona. Barabim barabum e succedono cose. Sicuramente. Bellissimo. Guarda là che draw distance clamoroso. Mamma mia, che roba clamorosa. Bellissimo. C'è anche un uccellazzo lì. Bello da paura. Veramente, veramente bello da paura. Beh, godiamoci questa landscape fantastica. Wow. Super qualità. Ma qua su non c'è un salvataggio, no? Che uno magari dici risale quasi e viene a vedere la vista, no? Però potevano mettere un focherello. Eccoci. Voilà, These cards are in their frilled armor look like turkeys. But there are so many, and now we are so few. They are not our foe. Not this time. Quiet now. She comes. The Anointed. The Anointed. War Chief Sona. War Chief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here. I do not belong here. I will fight the metal devil that threatens us all. But my place is in the sacred land. The wrongness here jags at me like an arrowhead. I'm sorry to put you through this. Do not be sorry. This will be ended. My spear, my word. Quanto è coatta. Sona è proprio coatta. Ma next level. Greetings, Aloy. Grande Varlo. Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called Anointed, either. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you think? I've seen many new things since I first met you. I should thank you. Varl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land. A tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, all you've done, I feel like I should drop to my knees and worship you, but I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you, huh? Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed bid it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. Bam. And we must fight a metal devil, because the goddess says, or because you say. I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. Yavanusa. Yvadanusada. Insomma. Varletto, eh? Varletto, il marpione. So who are these guys? They call themselves the Eclipse. Erend grande. What does that even mean? It's when the moon gets in front of the sun, idiot. Is that supposed to sound scary or something? I don't know. They used to be Karja. Karja are always yammering about sun and shade. Well, if they used to be Karja, how tough can they be? Yeah, they're best guys dressed like birds. We'll rip their little feathers off. Let's not get cocky, boys. E quattro. Aloy. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more fire. Beh, difenderemo con 10 persone un esercito. Sei male. I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. E noi siamo in 8. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. That's big. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do?
Hit him like a hammer till he can't hit back! Damn right! You hear that? Nobody's getting past the Vanguard. We're here for Meridian. Coatti. Tutti stracoattissimi. Thank you, Aaron. Un vago sentore. Only if we win. Che sia un po' tipo alla Mass Effect la cosa. E che io... Ah, ma i preparativi del criminale non l'avevo visti tutti, mannaggia a me. Ecco qual era... E che io mi sa che forse dovevo raccimolare più persone, non lo so, perché mi sembra che stanno in quattro gatti quassù. C'è qualcosa che... No, il taccuino me lo so perso. No, bene, mo speriamo che lo trovo. Sì, vabbè, ciao. È andato quello, eh. Allora, mo dobbiamo riscendere... non di qua. Non c'è un modo per lanciarsi di sotto velocemente. Sarebbero anche comodo delle piantine curative, per esempio. Non sarebbe un'idea. Ah, vedi, c'è una shortcut qua giù. Facile, facile. Bella, poi sta nebbiolina rende proprio un botto. Molto, molto faigo. Piantine curative no, eh. So much for being careful. Ah, perché sta riparando piano piano i cosi. Sono passate, non so, 43 ore da quando RS mi ha avvisato. Ha detto che la linea orientale stava per crollare e che gli sciami stavano lanciando una sorta di manovra a tenaglia contro il saliente di Wichita. Ancora 5 o 6 giorni e credo che Gaia si sarebbe avviata senza il nostro aiuto. Davvero. Dovevamo correre. Zero Dawn è diventato un manicomio, il caos più totale. I team sono impazziti per stabilizzare il codice e bloccarlo, mentre i Gamma venivano evacuati, seguiti dai Beta. Una volta arrivata a Gaia, ho radunato gli Alpha per dar loro la brutta notizia. Credevo di vomitare da un momento all'altro. Ma, ovviamente, loro sapevano già tutto. Sapevano che il lavoro non era finito completamente. Mancava poco, ma era incompleto. Ci sono ancora teste da condurre, angoli da smussare, lavoro da fare. Quindi se ne sono fatti una ragione. Niente Elysium per noi. Passeremo il resto delle nostre vite qui, a testare e affinare ogni funzione subordinata fino a renderla perfetta. Immagino che cose del genere succedano quando si recluta un gruppo di perfezionisti ossessivi. Sono riuscita a non piangere finché non sono tornata al mio ufficio. Quindi eccoci qua, a preparare Gaia Prime. E sì, per un pelo. Mi viene ancora la nausea se ripenso a quanto il destino della vita dipenda dalle coincidenze. Se non avessi mai proposto il protocollo Nuova Luce, non avremmo mai avuto degli spazi abitativi qui. Se avessi abbandonato il protocollo prima ancora, i sistemi di supporto vitale non sarebbero mai stati installati. Se. Almeno non dovremo crescere e addestrare cloni di noi stessi. Sarebbe stato piuttosto inquietante. Il materiale genetico non è mai stato processato fuori dai siti delle culle. Quindi non è nemmeno possibile. Ed è un sollievo. Non vorrei mai e poi mai passare del tempo con intorno una giovane Travis Tate. Un giovane Travis Tate. Tate non lo abbozza nessuno, quello dei pornazzi. Cresciuto da Travis Tate, quindi pure peggiorato. No, aspetta. No, spetterà a noi perfezionare Gaia. A una sola generazione. Aggiornamento. Era il generale Harris. Il saliente è crollato. L'USRC si aspetta di essere spazzata via nel giro di 2 giorni e questo ci dà al massimo 72 ore per chiudere e sigillare tutto. Sepolti vivi per il bene della vita. Vado a dirlo agli altri. Storia triste. Porca cazzo. C'è questo pure. Travis è passato per fare dolcetto scherzetto vestito da me. Avrei dovuto aspettarmelo. Gli ho dato un pacchetto già aperto di wafer come dolcetto e l'ho cacciato via. Ma non prima che mi invitasse a una specie di spettacolo a tema horror italiano che va organizzato per lo staff di Zero Dawn.
giuro. Come se non ci fosse già abbastanza orrore in questo mondo. A ogni modo avevo già programmato di venire qui a G Prime per le ultime ispezioni con Erres e la delegazione presidenziale.